Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video dove siamo su PES 2017, non ancora per cominciare il campionato Master, visto che io tempo fa avevo già annunciato che su questo gioco avrei fatto il campionato Master, la Master League, però come vedete ancora non l'ho iniziata, sono passate ormai 2 settimane dall'uscita del gioco e ancora non ho iniziato la serie. Per quale motivo? Perché volevo aspettare che uscisse un file opzioni, ovvero una patch, per avere più campionati possibili, tipo la Bundesliga, pure le licenze su varie cose, tipo i campionati, Premier League, le divise, su tutte le squadre a cui mancano, e anche, che ne so, le squadre della Bundesliga create da zero, visto che alcune mancano, ad esempio il Bayern Monaco, gran parte non c'è. Finora è già uscita qualche patch per PS3, perché io ho la PS3, per PS4 anzi sono uscite molte patch. File opzioni invece per la 3 ancora poco, nel senso che ancora non c'è una patch con la Bundesliga completa, o almeno quelle che ho visto io. E quindi prima di iniziare la serie sul campionato Master volevo aspettare una patch del genere. Però intanto, visto che è da un po' che non porto video su PES, facciamo una partitina normale, una partita veloce. Quasi quasi la farei anche online, ma non so. Ma sì, dai, facciamola online. Se no non saprei quale squadra affrontare. Ok, eccoci qui finalmente alla scelta della squadra. Io direi di scegliere, anzi, di scegliere l'Inter, perché ovviamente, come sapete, sono interista. Anche se meglio che non parlo delle ultime partite dell'Inter, o almeno l'ultima in particolare. Comunque, vediamo un po'. Impostazioni di matchmaking. Affronterai solo avversari che hanno scelto determinate squadre. Se hai difficoltà a trovare avversari, consigliamo di cambiare queste impostazioni. Facciamo senza limitazioni. Qui invece qualità della connessione. Ok, facciamo senza limitazioni anche qua. Anzi, almeno livello 3, dai. Passaggi assistiti senza limitazioni. E qua facciamo pure no, tanto uguale. E ora taglio, ci rivediamo appena becco qualcuno online. Ok, attenzione, finalmente abbiamo beccato un avversario, Atanaso 1998. Vediamo un po', io sono preoccupato soprattutto per la connessione, perché non so se riusciremo a fare una bella partita scorrevole abbastanza. Vabbè. Vedremo, allora qui vediamo le divise, lui che squadra usa? Ah, è Real Madrid, ok, quindi va bene. Real Madrid come vedete ha lo stemma quello vero perché io ho già scaricato le patch disponibili, però come vi ho detto non c'è ancora la Bundesliga e altri campionati diciamo sistemati bene. Allora io faccio la formazione e taglierò la parte in cui la faccio, vi faccio vedere direttamente quando avrò finito. Ok, la mia formazione è completa. Come vedete ho messo qui Candreva, l'ho fatto avanzare. In verità la sua posizione sarebbe centrocampista laterale destro, ma lo metto qui avanti. So che non è il suo ruolo, però comunque esterno destro dovrebbe andare bene comunque, visto che almeno è al pari di Perisic come diciamo altezza nel. E poi soprattutto non mi ero accorto che qui c'era Nokia. Perfetto. Qui ce ne sono altre cose da sistemare di cui non mi ero accorto proprio, quindi un attimo solo che le sistemo. Ranocchia ad esempio subito fuori, non lo voglio in campo. Poco tempo e mi rimangono pochi secondi, ma comunque siamo a posto. Santon lo potrei anche lasciare. Sì, dai. Ok, questa è la mia formazione. Direi che per me possiamo anche cominciare. Stadio facciamo casuale. E iniziamo subito la nostra partita. Ok, eccoci qua in campo Salve a tutti e finalmente. benvenuti al San Jakob Park, Ok, stadio San del Jakob Basilea. Park, questo è lo stadio. La partita di oggi è tra Internazionale e Madrid. Siamo Ok, qui prontissimi per dice iniziare questa Madrid, telecronaca. Un telecronista, saluto a Fabio Pires e perché Luca Marchegiani. si può Ciao Fabio, selezionare una saluto a te e a città tutti gli da amici far allo dire stadio e al sul divano. telecronista, ma non il nome della squadra vero e proprio. Comunque, noi iniziamo. Vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Ah, la visuale, attenzione. Fammi sistemare un momento. Ecco, anche così. Intanto ho guadagnato un trofeo. Ottimo così. Perfetto.
E possiamo cominciare. Vediamo un po', soprattutto per il lag, la connessione, cose varie. Sono preoccupato per questo. Ok, qui, mamma mia, fallaccio. O no? No, vabbè, ci ha dato il vantaggio. Vai così, attenzione Icardi. Attenzione Candreva. Che gol! Attenzione, passiamo subito in vantaggio con Candreva. Grandissimo lui. Sbloccato subito il risultato. Ma un gol veramente incredibile. Mamma mia, ok. Allora, vediamo di mantenerlo il vantaggio. Perché, ecco appunto, questo intendevo io. Questo intendevo. Mamma mia, miracolo. Proprio lui. E qui intanto grazie. Perfetto. Però grandissimo miracolo di Handanovic. Grande lui. Vai così Candreva ancora. Ancora Candreva. Vai Candreva. E c'è un altro gol di Candreva. Subito 2-0 qua. Ok. Due tiri, due gol. Mentre per fortuna loro hanno fatto un tiro abbastanza, anzi tanto pericoloso, ma c'è stato Handanovic che ha fatto una paratona. Ok, perfetto, abbiamo iniziato direi strabene con due gol in pochissimo tempo. Non mi aspettavo veramente di fare una roba del genere online. Qui ho sbagliato, però va bene lo stesso, attenzione Candreva. Questa volta fa un cross in mezzo e non tira. Attenzione, no dai basta, 3-0. Gol di Icardi qui. No, ma non possiamo andare avanti così, dai. Io voglio provare a farli giocare un po', perché 9 minuti siamo già 3-0, no, non è possibile. Ecco, appunto, qui ho sbagliato. Perché non mi sembrava tanto scarso sto tizio, perché, vabbè, a parte il gol, ha fatto... Ecco. Ecco. Appunto. Non ha fatto in tempo nemmeno a finire di dire 3-0 dunque, e vedremo se che hanno segnato il 3-1. Ma che partita stiamo giocando? 3-1 dopo 10 minuti, ma si può? Cosa possiamo aggiungere? E qui erroraccio, ho sbagliato io. È un tiratore molto pericoloso. Se lo lasci completamente libero è difficile che sbagli. Non puoi permetterti di concedere. Altro errore, però forse stavolta ce la caviamo. Sì, dai, esce. E quindi è nostra. Il Madrid accolcia lo svantaggio. Ok, vai Ansaldi. Bel retropassaggio Handanovic. No, 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 ok, mamma mia. Sì, ho rischiato, l'aveva stoppato in un modo strano Handanovic. E qui, ok, ci è andata bene. C'è anche poco lag, quindi si riesce a giocare bene. Ottimo passaggio intercettato con Ansaldi, attenzione. E c'è Icardi, che cosa ha fatto Icardi? Cosa ha fatto? Maledizione. No. E qui ho sbagliato io. Ha sbagliato il tocco nel momento cruciale, ha sprecato così una grandissima occasione. Stavolta c'ha ragione anche lui. Ma capita a qualunque giocatore di commettere errori banali. Peccato per lui, perché mamma mia, se questa la intercettavamo. Danilo. Attenzione, proviamo il tiro con Joao Mario e qua esce di poco, però ci stava, dai. Ci stava anche il tiro da fuori. A tentare una conclusione. Attenzione, qui recuperiamo Icardi, no, no, non tiro così, no. Però dai, mi ha fatto un ottimo recupero anche qua. Qui, non so perché, ma sto avversario che abbiamo salta tutti i replay, vabbè. Proviamo col calcio d'angolo, attenzione, niente. Anche se questo non è il suo ruolo. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Vuole la profondità. Mamma mia, qui rischiamo troppo. Attenzione, no, 3-2, non ci credo. 3-2 con Bale ha segnato. Mamma mia, 3-2. Qui dobbiamo stare attenti che ci recupera. Maledizione, poi c'è anche una mosca che continua ad andarmi sulla mano e sul braccio. Mi dà un fastidio. Adesso però dobbiamo stare attenti e soprattutto cercare di segnare il quarto gol. Perché non è... cioè è più importante di prima. Perché prima stavamo sul 3-0, quindi segnarne un altro non cambiava niente. Adesso invece dobbiamo per forza segnare. Mamma mia, che rischio. Il controllo non è stato impeccabile, per questo ha perso la palla. Vuole la profondità. Mamma mia, grande Santon. Abbiamo rischiato un sacco qua. E ottimo anche Banega. E qui passaggio completamente sbagliato. Ottimo però recupero.
Grande Banega, qui è fallo, eh sì, questo è fallo netto. Sulla destra cerca la profondità. Attenzione, vai Candreva, mettile in mezzo e c'è il gol, e c'è il gol di Icardi. Mamma mia, che gol, che azione. Poi subito dalla punizione siamo arrivati in porta e c'è il 4-2. Però che partita stupenda che stiamo facendo. Che partita, veramente. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto. Ok, finisce qua il primo tempo 4-2. È stata veramente una partita bellissima. 4-2, veramente un risultato incredibile a questo punto della partita. Contate che eravamo sul 3-1 dopo 11 minuti di gioco, se non sbaglio. Veramente una roba incredibile. In ogni caso, iniziamo subito la seconda sfida. Cioè la seconda sfida, volevo dire la seconda frazione, secondo tempo. Speriamo di che sia bello come il primo e soprattutto di non perdere, anche perché non è così impossibile. Però attenzione, no, qui ho sbagliato. Cerca spazio. Ok, attenzione, no, non l'ha presa Icardi. Che occasione che sarebbe stata questa. Mamma mia, che occasione che avremmo avuto se la palla la prendeva. Gio Miranda, Ansaldi, Medel, tutto ad approfittare dell'occasione. Mamma mia, che errore, però per fortuna è andata bene. La mette in mezzo. L'Inter si la cava anche con un pizzico di fortuna. Mamma mia, ok, non ci credo cosa stava succedendo qua. Non sono ammesse esitazioni. E qui è fuori gioco, è stato veramente bravo. E ha evitato un gol quasi certo. Bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Banega, Icardi. Mamma mia, che azione! Che azione incredibile qua! Che azione abbiamo fatto! Mamma mia, siamo arrivati davanti alla porta con degli scambi veloci. È stata un'azione stupenda, però purtroppo non siamo riusciti a segnare. Maledizione, ci stava tantissimo un gol così. E qui vola Santon, se non sbaglio, o Ansaldi, non mi ricordo. Cioè non ho notato. No, mi sembra quello è Ansaldi, quindi è volato Ansaldi prima. Mamma mia, qui Andanovic che cosa ha preso. Questo tizio qua tira molto spesso da lontano. Quindi bisogna stare attenti. Cioè non fa mai delle azioni precise. Sceglie tocco corto. Quindi attenzione qua. No, maledizione, rischiamo. Buono. Inizia il lag. Fortuna, adesso si gioca già meglio. Dai che dobbiamo cercare di avanzare. No, ho sbagliato tutto. L'aveva previsto questo. Tocco preciso. Maledizione, no. Morata ha segnato il 4-3. Questa non ci voleva. Qui rientrano in partita perché manca pochissimo tempo, però se prendiamo gol basta, siamo pari. Ecco, se sbaglio così poi non va per niente bene. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Sono stati bravissimi a rimettersi in corsa. Ok, perfetto, rimessa laterale nostra. Qui dobbiamo perdere tempo in qualsiasi modo, perché veramente non possiamo perderla. Sparala via Murillo per non rischiare. No, 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 no. Mamma mia! Traversa! Traversa! Non ci credo! Non ci credo, come com'è possibile? Qui veramente eravamo pari, eh. Eravamo pari. Se non avevamo questo colpo di fortuna qua. Non ci posso credere. Qui dobbiamo soffrire qua. Banega. Qui bisogna soffrire in questi ultimi minuti. Mamma mia. Ecco Morata. Ok. Grande così. Spazza via. Dai che mancano 3 minuti di recupero. Dai maledizione. Dai che questa la spariamo via. Bene.
No, 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 angolo no. Ottimo, non lì, non lì. Mamma mia, che sta succedendo qua? No, non ci credo. Non ci credo. È successo il tutto, tutto quello che poteva succedere è successo in questo momento. Non ci posso credere. Che gol, mamma mia. Qui veramente ce la siamo cercata, perché gli ho regalato il pallone. Qui ho provato a superarli, ma era impossibile. 4-4, ma che partita è stata questa. È vero che è finita male per noi, perché eravamo 3 gol di vantaggio all'inizio e poi 2, perché dopo il 3-2 abbiamo segnato il 4-2, ma nel secondo abbiamo sofferto veramente tantissimo. Comunque, per questo video allora direi che è tutto. Mamma mia, che partita che è stata questa, veramente. Magari potremo fare anche qualche altro episodio, qualche altro video in cui giochiamo online, prima che, cioè finché non esce il una patch con la Bundesliga tutto completo, possiamo anche fare dei video così. Quindi per questo video è tutto, saluti non ne ho da fare, perché, o meglio, ne avrei da fare, però io vi ricordo che se volete essere salutati, massimo una volta al mese, comunque c'è scritto tutto in descrizione, massimo una volta al mese, ma nei commenti mi dovete scrivere anche che volete, il nome con cui volete essere salutati, quello è importante, perché sennò ve lo chiedo io e magari non mi rispondete, io non posso salutarvi, quindi scrivetemelo, che è importante. Quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao a tutti!